specialità. Oggi nello specifico c'è questo showcase che vuole premiare il saper fare fiorentino e toscano, e quindi ci sono degli espositori in occasione di Pitti Uomo del territorio con le loro creazioni. Nasce l'idea perché l'Harris Bar è profondamente legato al territorio fiorentino, speriamo sia solo la prima di una serie di iniziative. Creo queste cinture che sono di vari tessuti, dai velluti ai cotoni, agli shantung, alle sete, a seconda delle stagioni e dei modelli, e sono fatte con filigrane di ottone e cristalli Swarovski. Sono tutte cucite a mano e sono adatte per ogni occasione, da mettere su un paio di jeans o su un vestito da sera per arricchire un outfit. Firenze influisce nella bellezza, nell'eleganza, nella rinascita e quindi diciamo nella riproposta di alcuni capi classici però un po' rivisitati, e quindi possono rivestire le donne in tutte le età, in tutte le occasioni. Beh, uno spazio come questo è un lustro per la città e per noi, perché comunque è un ambiente bello, elegante, dove ci sono delle persone che possono apprezzare il nostro brand, il nostro lavoro, e quindi ben vengano i posti disponibili, diciamo, a questi eventi. E abbiamo questa produzione di borse, diciamo, fiorentine. Noi ci teniamo molto alla fiorentinità del nostro prodotto, che è un prodotto artigianale, fatto, diciamo, alla vecchia maniera, cucite a mano, e ci teniamo molto a sostenere il mercato, diciamo, l'artigianalità toscana. Noi siamo sempre in cerca di artigiani, di persone che facciano cose a mano, come una volta. Noi non cerchiamo cose industriali, perché non si vede la differenza. Siamo qua perché rappresentiamo la nostra startup innovativa, il nostro brand Skin for Passion rappresenta una nuovissima realtà in ambito cosmetico. Abbiamo lanciato questo prodotto a base di idrossidi rosolo, che proviene dal squeezer l'olio d'oliva, associandolo ad altre sostanze naturali, che ci ha permesso di creare una vasta linea di prodotti cosmetici.